Amiche ed amici, qui il vostro Sant'Engian. Beh, faccio questo breve video annunciandovi un possibile futuro argomento che tratterò in giornata o magari in questi giorni. E si tratta delle Olimpiadi del Brasile che si terranno nel 2016. Incredibile! Non solo non sono riusciti a finire a tempo tutti i lavori per i mondiali di calcio 2014, e che si sono conclusi questi lavori con mille di inconvenienti, ma addirittura avevano già preso un altro impegno a livello mondiale con le Olimpiadi 2016. Incredibile. Però quelli che fanno parte del comitato organizzativo delle Olimpiadi sono più allarmati di quelli che facevano parte del comitato organizzativo del mondiale di calcio della FIFA, perché dicono che a tutt'oggi, a più di 2 anni dall'inizio dell'apertura dei cantieri per le Olimpiadi 2016 di estive, ancora non si è fatto nulla. E quindi che significa? Che fra 2 anni di sicuro avranno finito tutti i lavori. Quanti di voi hanno visto che per le Olimpiadi di nuoto, per le Olimpiadi d'inverno, d'estate, a Roma, nel resto d'Italia e anche in Grecia sono rimasti dei dinosauri abbandonati, delle città vuote, degli edifici mai usati, anche delle stazioni ferroviarie e delle autostrade mai usate per anni? Beh, in Brasile sembra che non hanno imparato dalla lezione ellenica e che adesso si stanno impantanando già da 2 anni. Perché mi sembra che hanno accettato, prima di fare i mondiali di calcio, di fare le Olimpiadi. Hanno accettato mondiali, Olimpiadi e anche un'altra gara, mi sembra che anche quella l'hanno organizzata malissimo. Sempre soliti morti, feriti sul lavoro, cantieri che non partono, scioperi, rasano al suolo ville e miseria per fare spazio. Poi un'altra cosa, che non usano le strutture che hanno usato nei mondiali o nelle Olimpiadi 2006, non possono. Allora devono costruire di nuove, perché tutto quello che è stato potuto essere utilizzato, l'hanno utilizzato convertendolo in quartieri privati, in centri residenziali, gli stadi magari abbandonati, andati in sfacelo, oppure che si usano per altri scopi. Quindi non li possono riciclare. E quindi devono costruire tutto nuovo per i mondiali, per questa Olimpiadi 2016. E speriamo che tutto vada bene, ma tutto lascia presagire che l'alternativa valida sarà Olimpiadi Londra 2016. Forse magari sotto sotto si stanno preparando gli inglesi. Beh, io non so perché gli stati come Brasile del Terzo Mondo debbano pagare un alto tributo a queste kermesse, a questi circhi mediatici che ormai sono le Olimpiadi e i mondiali di calcio, quando hanno da fare altre cose, come l'assistenza pubblica che va a rotoli in Brasile, le cloache, le fogne, l'edilizia, la scuola, l'educazione, il lavoro, la sicurezza pubblica, la lotta al narcotraffico. Come mai priorizzano queste spese i cui soldi vanno al 90% fuori? E che poi non si potranno neanche riutilizzare al 100% nel territorio, e come al solito con questa crisi internazionale che c'è economica, neanche arriveranno tutti i turisti che loro sperano che arrivino. Beh, questo sarà un possibile argomento che tratterò in un video, le Olimpiadi Brasile 2016. E poi, vabbè, ci sarebbero altri argomenti, ma io adesso ho da fare. E quindi ho fatto quest'anteprima, perché poi che altro volevo dire? Mi devo annotare le cose, se no me le scordo. Beh, allora grazie a tutte e tutti per seguirmi dal vostro Sant'Enchan e da presto. Ciao! Era questo che mi scordavo. Che misure hanno preso dopo l'incidente della Costa Concordia perché non si ripetessero più quei fatti tragici? Perché è pazzesco morire in una crociera di vacanze, per un'incuria, per una distrazione di quel genere, che poi oltretutto a essere illegale l'inchino, c'è stato errori nella catena di ordini, perché
Perché Schettino dice che ha dato delle istruzioni a un ufficiale che magari era qualificato, ma non parlava bene l'italiano, forse non parlava neanche in inglese, e ha fatto tutto il contrario. Quindi già l'incidente ci doveva essere. In più, personale che non parla lo stesso idioma nella stessa nave non svolgono i comandi che devono fare, e quindi l'incidente è stato aggravato. Io mi chiedo, ma si può viaggiare con una tripolazione che non parla il tuo stesso idioma e dargli ordini? È assurdo! Ma dove li vanno a cercare? E poi fammi sapere, Pietro Trevisan, quando arriverà la nave a Genova? Beh, arrivederci, ciao! Vorrei anche sapere se qualcuno di voi che mi guarda è di Casalpaloco. Come vanno là le cose? Il mio quartiere residenziale di Roma. Mi manca molto, anche se qualcuno di voi che mi guarda è di Dragona, Dragoncello, Aciglia, San Giorgio, Azza, Ostia, Ostia Lido, Castelfusano. Beh, tutta la tredicesima circoscrizione. Poi un saluto ai miei amici di Pomezia, Ardea, Aprilia, Rocca di Papa, Castel Gandolfo, e un saluto particolare ai miei amici e amiche di Pomaia, dell'Istituto Lamazon K di Pomaia, e a tutti i pisani, beh, a tutti gli italiani anche. Fatemi sapere qualcosa di Casalpaloco. Rispondetemi soprattutto con dei video messaggi, mettendo il link nei commenti di questo video. Mi piacerebbe ricevere dei video messaggi. Ciao! Beh, visto che ci sto, vi parlo ancora un po'. Come vedrete, anzi, come vedete in questo momento, sto circondato dai miei libri. Come già vi ho detto in un'altra occasione, non ve li posso leggere tutti perché ci metterei anni. Però mi piacerebbe che voi mi commentaste quali sono le vostre letture preferite. E se volete un commentario a quale testo, magari sta in queste librerie, o magari cercherò informazioni in internet. Però, se voi voleste che io vi commenti qualche libro, fatemelo sapere, magari mettendo nei commentari a questo stesso video il link che poi appare come titolo di un vostro video messaggio. Quindi rispondetemi con un video messaggio, registratevi, dite di quale argomento vi piacerebbe che io tratti o commenti, e poi vedo se ve lo posso commentare perché già l'ho letto, oppure cercherò in rete e vi creerò un video. Quindi mi piacerebbe creare questa relazione con gli ascoltatori, con tutte e tutti voi. Proponetemi dei temi, e che così magari sarò più ispirato. E poi se lasciate il vostro video in Common Creative, quando mettete il link come commentario, io lo potrò usare incorporandolo nel video di risposta, quindi sarà tutto un po' più organico e vi ringrazierò se lo farete. Quindi registrate un video con le vostre domande, dei temi che vi piacerebbe che io tratti, qualsiasi, e caricatelo in Common Creative, no standard, Common Creative. E io incorporerò le vostre domande nel mio video di risposta, così è più dinamico. Vi ringrazio di tutta la vostra pazienza e grazie per seguirmi. Vostro Santen Chan, ai vostri ordini. Adesso vi lascio. Ciao! Beh, questa volta l'ultimo messaggio. Vorrei anche farvi dei commentari musicali. Però non so come caricare musica perché YouTube è proprio bravo nel filtrare i diritti d'autore. E se io magari realizzo una composizione musicale, cosa difficile, mi bloccano lo stesso. Se canticchio qualcosa, anche. Quindi vi parlerò in un futuro anche della musica, ma senza mettere piste audio perché purtroppo non so come fare a che non mi reclamino i diritti d'autore. Se qualcuno di voi ha una suggerenza al riguardo, vi ringrazierei se me la dite, perché
come fare con i diritti d'autore.